Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Questa volta per l'intervista settimanale abbiamo veramente un bel personaggio, perché è uno che non parla spesso, è uno che non parla volentieri, però ha una bellissima storia da raccontare, e mi riferisco a Piercarlo Ghinzani. Ciao Piercarlo. Intanto, ciao Franco. Grazie di aver accettato l'invito. Vediamo un po' di percorrere la tua storia nel mondo dell'automobilismo. La passione, come è nata a Riviera d'Adda? Ma guarda, quei tempi là, parlo negli anni 1970, c'era l'obbligo di avere, per poter avere la licenza e andare in pista e fare le competizioni, c'era l'obbligo di avere 18 anni più un anno di patente. Bravissimo, proprio così. Quindi devo dire che a quei tempi là la carriera partiva un po' tardi, però io, essendo nato vicino alla pista di Monza, nato in un'officina meccanica, perché mio padre aveva un'officina meccanica, quindi metti assieme la presenza totale giornaliera nell'officina meccanica con la pista autodromo di Monza, uno più uno fa due, nel senso che sostanzialmente le capacità di muovermi bene sui motori, il fatto di essere vicino a Monza e quindi andare giù il giovedì sera a vedere, allora c'erano le famose Pettarelle, le 500, che facevano gara giovedì sera di diurna e notturna, quindi chiaramente la passione è partita subito dai primi anni. Io a 10 anni già facevo un po' di danni a mio padre guidando un po' le officine, guidando un po' le autovetture che avevo in officina, quindi è nata da lì ed è venuta fuori. Chi era il pilota della tua passione, Piercarlo? Ma devo dire che quei tempi là i nomi che giravano, perché non c'era la comunicazione di oggi, parliamoci chiaro, non c'era mica il web o i telefoni o tante cose, quindi quello che girava erano i grandi nomi, si parlava di Ferrari soprattutto come costruttore, poi sì, Fangio, Ascari, erano tutti grandi nomi che erano passati, che erano appena, come si può dire, passati il loro turno sostanzialmente, no? E poi mi ricordo che c'era il famoso grande Niki Lauda, che era la Ferrari, che era arrivato a sistemare un po' le cose alla Ferrari, quindi era un momento in cui era tutto in ebollizione, e io anche. Mi ricordo che la scintilla che mi fece dire dentro di me: questa è la mia vita, sì, fu quando una gara delle Formula 3 di 1000 di cilindrata, che giravano a 10-11 mila giri, fischiava, era bellissimo da sentire. Mi ricordo che sono andato giù i box un giorno e stavano mettendo in moto questa Formula 3, e quando questo motore partì, perché non riusciva ad andare in moto, quando sono riusciti a metterlo in moto, il meccanico l'ha portato su di giri per far sì che si pulisse le candele e girasse bene. E questo urlo di 8, 9, 11 mila giri mi squarciò proprio il cuore. Quasi quasi mi venne quasi da piangere per sentire quel bellissimo rumore lì, e da lì ho detto: cavoli, è talmente bello che non posso farne a meno. E da lì è scattato un po' la scintilla di dire: questa deve essere la mia vita. E così piano piano sono partito. Mi ricordo che hai comprato una Formula Ford, no? Da Pesenti Rossi, se non mi ricordo male. Bravissimo, guarda, proprio così, ti vedo molto informato. Mi ricordo che a quel punto lì mi iscrissi alla scuderia Bergamo Corse, dove c'era appunto Pesenti Rossi, che già correva, era già per me un grande nome, e cambiava categoria o cambiava macchina e vendeva la sua. E allora io, come ho sentito che vendeva la sua, allora era una Ford Tecno. E ho messo in moto subito le mie, come tutti in famiglia, con papà, dirgli: dove sta vendendo la macchina, potrebbe essere per me una bella macchina. E poi era rossa, allora sul bollo. Ti ricordi quanto è costata la tua prima macchina da corsa? Allora, mi ricordo che la pagai in lire 1.014.000 lire, una roba del genere, che sarebbe oggi 600 euro, 700 euro più o meno, una roba del genere. Con i ricambi o era macchina nuda? No, era macchina nuda. Io con quella macchina lì mi ricordo che andai subito col carrello, la portai giù a Monza, era primavera,
e a Monza in primavera ci sono i pioppi, c'è un grande profumo del fiore, e tigli, anzi scusa, non è pioppi, tigli, sono tigli, emanano un grande profumo. E io mi ricordo che sono entrato in pista, c'era una bellissima giornata, sole, ed ero quasi solo e sentivo questo motore che rombava, io ero in macchina e guidavo, mi ricordo, mi diede un'emozione incredibile. E poi da lì... Ma tu fino ad allora non avevi mai girato dentro la pista di monte, quindi è stata una scoperta in monoposto. Cioè... In monoposto, ma visto, io non ho mai corso in go-kart, perché quei tempi là si sapeva che c'era, ma le mie problematiche di lavoro, di impegno con mio papà, e quindi non avevo mai fatto competizione sul go-kart. Il mio primo debutto è stato in Formula Ford Telaio Tecno sulla pista di Monza, un giorno di primavera sulla Junior, mi ricordo benissimo, e fu una sensazione meravigliosa. Le ricordo ancora adesso col cuore veramente gonfio, perché fu una bellissima impressione. Dopodiché posso raccontare un aneddoto di tipo che la prima gara purtroppo fu squalificato. Subito la prima mazzata, delusione. Cosa avevi combinato? Che c'era allora il direttore di gara che era Maffezzoli. Ma certo, a Torino. Bravissimo. E io mi ricordo che c'erano le prime turni di prove libere e io ero ai box, già in macchina, casco tutto, partivano ad uscire dai box e io sono uscito e quello davanti a me è andato col verde e io gli sono andato dietro, convinto di essere a posto. Invece no, dovevo fermarmi, aspettare il rosso, di nuovo il verde e poi uscire. A quel punto lì Maffezzoli, come mi ha visto, ha detto "Alt, tu chi sei, cosa fai, la mia prima gara, bene, allora per lezione sappi che bisogna fermarsi e uscire col verde". Ma io ho seguito l'altro col verde, sì, ma dovevi aspettare il tuo turno, per punizione a casa non puoi correre. Mi ricordo. Quindi prima gara niente. Prima gara lacrime agli occhi, dovetti caricare la mia macchina sul carrello e tornare a casa con la coda in mezzo alle gambe, in depressione piena, perché ho detto cavoli, non posso correre, ma insomma puoi immaginare. Ecco, però l'anno dopo capitalizzi. Piercarlo comincia un po' a raccogliere, no, la fatica, e arriva lo sponsor Allegrini, fa il campionato italiano e quello europeo, hai una March con i motori Toyota della Nova Motor e se non mi sbaglio ti dà una mano anche Martino Finotto, no, a mettere insieme la situazione. Proprio così, arrivato a fine stagione con la CRS e mi sono reso conto che era una strada troppo impegnativa, troppo lunga, non c'era il budget, soldi per evolverla, quindi ho detto qui se vado avanti con questa qui va a finire che mi perdo. E allora abbiamo chiuso quel poi problema. Immagino che essere un po' il tecnico che segue la macchina e fare anche il pilota non era facilissimo. Sicuramente no, perché chiaramente, oddio, ci sono dei vantaggi da una parte e dei svantaggi dall'altra, però diciamo che è una roba casareccia, che alla fine non c'era la possibilità di evoluzione, di evolvere, bisogna fare dei test, gallerie del vento, non c'erano i budget per farlo, quindi è stato chiuso. L'anno dopo mi ricordo che fortunatamente l'Allegrini ha preso molta fiducia in me e quindi non solo Allegrini, sia Allegrini, Verrazzani e soprattutto Martino Finotto, il quale gli disse ok, ti compro la macchina io, ti do la macchina io, lo sponsor paga il motore, tiriamo assieme un po' un budget per correre e vai a correre. Io mi ricordo che ero felicissimo e cominciai a fare un po' di test con questa macchina, andava anche molto bene e quello che ricordo adesso è che ci fu per me la seconda volta di presenziare a Monte Carlo. Famoso Gran Premio di Formula 3 a Monte Carlo. Tra l'altro avevo già presenziato con Trivellato, che però finì male perché appunto via uno si mise per traverso e c'erano sospensioni da tutte le parti. Quindi la conoscevo già, sono andato giù con la Formula 3, tutto a posto, tutto bene. Mi ricordo, pronti via, prove libere, arrivo sotto il tunnel, al secondo o terzo giro, trovo uno svizzero, il tunnel è una traiettoria obbligata, nel senso che il primo pezzo è diritto, poi c'è una curva dove se la fai un po' forte devi farla bene, altrimenti ti appoggi al guardrail. E io ero già abbastanza allegro come performance, mi ricordo che trovo uno svizzero davanti, ho saputo dopo che era uno svizzero, poi trovo un Formula 3 davanti,
che su una traiettoria di risparmio, quindi tutto a destra per far passare gli altri, a un certo punto vede la curva del tunnel, si sposta tutto a sinistra senza guardare gli specchietti, io stavo arrivando, un'incartonata, una picchiata, che siamo finiti tutti e due fuori del tunnel, senza ruote, senza niente. E io scendo dalla macchina, mi guardo la macchina, mi sono messo in mano i capelli, oddio, ho distrutto la stagione. Chi adesso mette assieme con la macchina qui? L'altro pilota scende, mi viene incontro con un accento tedesco, svizzero tedesco, mi dice: guarda che io non avere soldi per pagare tua macchina. Prima cosa che mi ha detto così. E quindi anche lì ho caricato la mia macchina, sono i miei quello che c'era ancora di buono l'ho caricato, sono venuto a casa, nell'officina l'abbiamo riparata, sono andato la gara dopo a Magione e ho vinto la gara, mi sembra, se non vado adatto, sì, vinco la gara. E mi ricordo che la macchina non era molto diritta, però l'ho guidata bene e ho vinto la gara. Sei arrivato secondo in campionato italiano, sesto in quello europeo, ed è stato un po' il punto di partenza per quello che poi è stato il passaggio all'europeo dell'anno dopo, nel 1977, e con Pavanello e Finotto nasce quella che poi è l'Euro Racing, una squadra che domina nel mondo della Formula 3 con Piercarlo Ghinzani. Proprio così, difatti quello è stato un anno bellissimo, perché sostanzialmente ho avuto il piacere di vincere al Nürburgring, quando c'era il vecchio, si correva sul vecchio Nürburgring, e di vincere sia la gara tedesca del sabato, che anzi no, scusa, ricordo che il sabato Pavanello mi dice: siccome non conosci la pista, e qui è lunga, sono 20 e passa chilometri, 180 curve, allora ti iscrivo anche alla gara del sabato, in modo che partecipi alla gara del campionato tedesco e impari la pista. E così ho imparato un po' la pista e mi sono preparato per le qualifiche. Gara della domenica, campionato europeo, piove. Allora ho detto: ragazzi, sorry, sono qui di nuovo. E quindi pronti via, il primo giro sono passato con, mi sembra, con quasi un minuto di vantaggio sul secondo. E tanto è che dei box mi davano il cartello più uno, io non riuscendo a vedere dietro, perché dietro ci fa vapore, acqua, niente, ho toccato, ne ho uno attaccato dietro un secondo. E allora giù a tirare di più ancora, perché invece era un minuto, non un secondo. E un minuto al secondo, io sono passato con un minuto e 20 secondi. Poi a quel punto lì, nei frangenti di pista dove ero lento, guardavo dietro negli specchietti, non vedo nessuno, quindi probabilmente sono più avanti. Fatto sta che ho preso il mio ritmo, sono arrivato, mi sembra, con 40 secondi o 30 secondi di vantaggio sul secondo. È stata una grandissima, bellissima vittoria. E devo dire che quell'anno lì poi sono andato, abbiamo partecipato al Gran Premio di Monte Carlo, ho fatto la pole position lì. Quell'anno lì, ricordo, ho perso due musetti nella guerriglia di gara. Due musetti ho perso. Contro ho chi? Ho perso il primo musetto, l'ho perso contro dei Pironi, che prima di andare sotto il tunnel, più furbo di me, io classico bergamasco mangia polenta, più furbo di me, in uscita per andare sotto il tunnel, invece di accelerare, ha frenato. Io non me l'aspettavo, l'ho attaccato al sedere, il mio musetto ha toccato la sua ruota, c'era un bordino, che fra l'altro, ricordo che prima di partire aveva detto a Pavanello: per cortesia, lega giù il muso con una corda, legalo, perché ho paura che se sai un po' di guerriglia, spingo io, spingi te, lo perdo. Ma no, figurati se leggo giù il muso e sembriamo dei zingari. No, non leggo niente, perché parte in prima fila, dobbiamo avere una bella immagine. Neanche a farlo apposta, sono stato chiaro veggente. Al secondo giro, tocco, Pironi frena, io non me l'aspetto, lo tocco, il musetto tocca la sua ruota, sullo spigolo anteriore, la ruota fa leva, me lo stacca, il musetto vola via. Vola via, non c'è più carico davanti, su un misto così, un sottosterzo che non finiva ma più. Ma te l'ha fatta apposta? Ti ha fatto un break test? Per me l'ha fatto apposta, lui veniva già da Formula 2, aveva più esperienza, e non è un punto dove tu freni, c'è un punto di accelerazione in uscita a curva dove se freni è perché ti stai inventando qualcosa, quindi adesso io non o voglio, magari hai un problema. Non voglio assolutamente infangare la memoria di Die Pironi, però successe così. Lui
ha rallentato, io l'ho toccato, ho perso il muso, ho buttato via la gara. Pazienza. Ma non ti ha cercato nessuno, Piercarlo, per cominciare a fare il salto in Formula 1? Perché spesso succedeva che chi si metteva particolarmente in luce a Monte Carlo in qualche modo poi veniva osservato, magari non nell'immediato, però le attenzioni partivano. Guarda, io ti posso dire questo qui, non ho mai avuto un manager alle mie spalle che potesse andare a vendermi, come si usa fare oggi il manager che va a vendere un po' il pilota o piazzare un po' il pilota. Quindi erano tempi dove il manager è una parola che, boh, cosa voleva dire? E quindi ero sostanzialmente solo, con tanto talento naturale, però non ero preparato nel pensare alla Formula 1. Ti dico la verità, la Formula 1 per me era una chimera quasi irraggiungibile, e quindi non faceva parte del tuo approccio mentale, faceva parte della mia visione, perché dentro di me dicevo la Formula 1 e chi ci arriva lì, chi può pensare di arrivarci? Io, nato a Riviera d'Adda in Bergamasco, dove si mangia la polenta, figurati te se domani sono in Formula 1. Purtroppo avevo una visione dove mi accontentavo delle mie prestazioni, ero soddisfatto per quello, per come andavo, quello che facevo, però non avevo nella mia testa la visione di dire io voglio arrivare in Formula 1, perché mi vedevo nudo sotto quell'aspetto lì, non c'era nessuno con cui andare a bussare alla porta. Sono stato, per la verità, in Ferrari con allora Pavanello, dopo l'Europeo, ma si parlava di un famoso motore da mettere in Formula 2, e quindi il Dino, 6 cilindri, bravo, e quindi Pavanello andò giù, mi portò giù assieme per vedere di parlare, però probabilmente le cose non andarono nel verso giusto. Ma parlasti con Enzo Ferrari? Io onestamente, personalmente no, presumo Pavanello sì, perché poi a un certo punto rimasi lì in sala d'attesa e per una mezz'oretta, e dopodiché Pavanello uscì e tornammo a casa, ma non c'era niente che potesse darmi lo spunto per dire oggi che c'erano delle premesse. Quindi, infatti, da campione europeo di Formula 3 fai un salto in Formula 2 nel 78 e non è una gran stagione, non hai le condizioni per avere una macchina, avevi motori non ufficiali, quindi non competitivi. Guarda, nel 78 c'era la Marcia ufficiale con motori BMW ufficiali e pneumatici Goodyear ufficiali. Mi ricordo che la guidava Giacomelli. Bruno, che ha avuto il coraggio di andare in Inghilterra, lasciare tutto e andare là. Magari l'avessi fatto anch'io, invece radicato in Italia. Lui è stato coraggioso, è stato bravo a investire su se stesso. Bravissimo, ha avuto il coraggio di prendere la 24 ore, la sua borsa, di andare su là e accasarsi alla Marcia e fare quello che poi ha fatto. È stato bravissimo. La tua Euro Racing, che era diventata Alfa Romeo, nel frattempo chiude baracca in certe situazioni, e vi ritrovate che sull'Osella potete utilizzare un telaio in carbonio di derivazione. Proprio esatto così. Che arriva il motore turbo V8 e quindi nasce una macchina che nell'insieme sembra più competitiva, o sbaglio? No, molto più competitiva, e lì Osella ha fatto un bellissimo lavoro. Telaio andava bene, il motore spingeva bene, aveva un'ottima coppia, e devo dire che c'erano delle buone premesse, solo che purtroppo avevamo anche lì un problema di peso. La macchina pesava 40-50 kg più di quello che doveva pesare. Arrivò in squadra altri personaggi tecnici che ritenevano di poterla portare a peso. E chi era il tecnico? Tony Southgate? Sbaglio. I tecnici ne erano diversi, perché c'era Giuseppe Pietrotta, c'era, adesso la memoria, Valentini. Comunque c'erano 4-5 tecnici. Alla fine ne arrivò uno che disse: la macchina è pesante, la alleggeriamo. E fu partito un lavoro di alleggerimento sulla vettura, e che portò la macchina a peso. Però succede questo, che sulla gara di Chialami, warm up del mattino, si fa il pieno di benzina per vedere se tutto va bene. Andavano dentro 220-230 litri di benzina, quindi
un quintale e mezzo, benzina per lo specifico 0,70, andava dentro un quintale e mezzo, un quintale 70 kg di peso. E in un curvone che normalmente si faceva pieno, sarebbe come parlare... Juxer Sweep, che si faceva a 2,60. Bravissimo, si faceva pieno, non era mica un problema farlo. Io mi ricordo che la macchina partì violentemente, tutto un colpo in testa coda, e finì contro un terrapieno a 260 all'ora, in poche parole. Lì la macchina si spezzò in due, io rotolai via dentro nella scocca per un 100 metri, il motore con la turbina a 1000 gradi, fecero da miccia, la miccia arrivò a me, la macchina esplose con 220 litri di benzina, io fui salvato e tirato fuori da un commissario che c'era lì, e mi ritrovai, avevo perso i sensi, mi ritrovai poi all'ospedale. Però è chiaro che quella botta lì, sotto l'aspetto evolutivo, programma stagionale della squadra, fu micidiale, perché i soldi erano pochissimi e la macchina era praticamente distrutta, non c'era più. Ma tu ti sei fatto male? No, te la sei cavata bene. Io sono cavata bene, ho fatto 20 giorni di ospedale perché avevo... Però, no, quindi insomma, cavato bene, ma 20 giorni di ospedale non è poca roba. È stata bene, sostanzialmente rottura dell'osso sacro, inclinazione di qualche vertebra, perché fortunatamente la macchina andò in testa coda e picchiai a retromarcia, e quindi il colpo lo ebbi sulla schiena, non lo ebbi mica frontale. Per fortuna, sicuramente non sarei qua. E quindi dopo 20 giorni sono rientrato, però Osella rimise assieme un'altra Formula 1, ma chiaramente con enorme difficoltà tutta la stagione. No, ma toglimi una curiosità, io mi sono un po' informato e ho chiesto a chi c'era all'epoca e mi hanno raccontato che tu dall'ospedale volevi sapere chi diavolo ti aveva salvato. Sì. Perché in realtà eri finito un po' nelle fiamme alla Niki Lauda, no? Esattamente così, proprio così. Devo dire che una volta che avevo finito la decenza in ospedale, avevo chiesto di dire: ma chi è che mi ha tirato fuori dalle fiamme? Perché io questo qui lo devo ringraziare, mi ha salvato la vita, anche io là dentro svenuto in un rogo di 220 litri di benzina. E praticamente era un nero commissario che era lì, che si era buttato in mezzo alle fiamme e mi aveva tirato fuori eroicamente proprio. E io volevo andare a ringraziarlo. Io mi ricordo che a un certo punto, quando siamo andati in macchina nel suo ghetto per ringraziarlo, questo qui, quando ci ha visto, è scappato. Ricordiamolo, la situazione era inizio anni 80, Sudafrica, quindi c'era ancora l'apartheid. C'era l'apartheid. Quindi vedere arrivare un bianco nel ghetto si è preso paura. 3-4 bianchi su una macchina nel ghetto hanno detto: questi vengono qui per menarci, ci sarà un motivo. E quindi mi ricordo che quando siamo andati sulla porta di questo signore qui, questo qui sostanzialmente non si è fatto trovare, si è dato alla fuga. Quindi ho lasciato qualcosa sul tavolo e poi siamo venuti via. Non ricordo ancora con tanto affetto, però è andata così sostanzialmente. Personalmente non ho potuto abbracciarlo e ringraziarlo, perché poi dopo ho preso l'aereo, venni in Italia per andare avanti nel campionato e la cosa si è spenta un po', insomma. Quindi viene ricostruita una macchina che non è più quella come viene concetto. Ricostruita una macchina che sostanzialmente era un po' quello che doveva essere la macchina di scorta. La differenza poi vale la pena di dirlo, quella che avevi era la scocca Euro Racing costruita in un certo modo. Questa seconda scocca era una Euro Racing di disegno, ma di costruzione Osella, quindi con la disponibilità dei soldi che Osella in quel momento poteva avere. Sbaglio? Posso dirti che chiaramente quello che c'era all'inizio non c'era più dopo, per mille motivi tecnici e finanziari. Quindi continuiamo a fare la stagione e navigare, arrivare fino in fondo. Mi ricordo che dirla la differenza, perché poi in realtà Piercarlo Ghinzani si toglie delle belle soddisfazioni, arriva a Dallas un quinto posto clamoroso che dà dei punti importanti, è la gara, se non mi ricordo male, dove Mansell sviene perché rimane senza benzina e prova a spingere la vettura, e tu guadagni due punti mondiali, uno grazie anche al ritiro di Nigel, giusto? Sì, In effetti quello fu una gara dove venne fuori un po' la forza fisica dei piloti, perché mi ricordo che quando arrivavamo lì c'erano 45 gradi, 50 gradi all'ombra, una roba esagerata. Era una pista che era un parcheggio.
Sì, e per di più era vicino, Dallas è vicino al deserto, c'era il fön, arrivava l'aria calda al deserto. Io mi ricordo la prima mezz'ora o oretta di prove libere, sono entrato nei box, non c'era più nessuno. Ho detto ho sbagliato box, ho sbagliato pit line, non c'è più nessuno. Invece la realtà è che erano tutti in infermeria, perché il 50% dei meccanici erano svenuti per disidratazione e per un caldo enorme, che è una roba allucinante. Potevi stare dentro solo all'interno dove erano climatizzati i capannoni. Detto questo qui, lì c'era un grosso problema della pista. Con quella temperatura lì e le aderenze del Formula 1, in cui l'asfalto si sgretolava e quindi a un certo punto non c'era più appoggio. Mi ricordo che di notte lavoravano molto gli organizzatori, metterono giù del materiale particolare, cementifero, per tentare di poter fare il Gran Premio. Berni accorciò la gara di una decina di giri, mentre invece Niki Lauda voleva che voi piloti rinunciaste all'idea di correre, ma figurati, con Berni non c'era discussione. Berni aveva già fatto il suo piano di business, non c'è nessuna possibilità di poter tornare indietro. Quindi il problema c'era, perché il Gran Premio era lungo e la temperatura erano altissime. Io mi ricordo che a metà gara mi fermai i box per cambiare le gomme, allora il direttore sportivo dell'Osella era Pierluigi Corbari, che generosamente con un secchio d'acqua mi aprì la tuta dietro e me lo versò, tanto per darmi un po' il risveglio della situazione, perché le temperature erano a 120 gradi. Però quel secchio d'acqua lì che mi diede un po' la scossa, tornai in pista ancora a testa bassa, perché insomma sapevo che lì tanti si erano ritirati, tanti soffrivano per le temperature, ed era una bella occasione per noi piloti che avevamo macchine un po' di serie B di portare a casa qualcosa, perché parliamoci chiaro che i tempi là in Formula 1, come del resto oggi, se oggi guidi una Mercedes sai che quando ti va male arrivi secondo, se guidi un'altra categoria sai che quando ti va bene arrivi a metà schieramento o arrivi a metà, certo. Capito? Quindi quali sono le occasioni da sfruttare per i team di serie B? Gare anomale sono quelle gare anomale dove o piove o c'è una temperatura fuori di testa che fa fare i vulcani alle gomme. Ecco, in quelle occasioni lì è l'opportunità per i piloti che guidano vetture di serie B. E difatti lì arrivai quinto e fu una grande gioia, un grande successo, e soprattutto arrivarono, grazie a quei due punti lì, i soldi per poter finire la stagione. Quindi c'era Rosella che era al settimo cielo, perché chiaramente c'era una speranza in più, insomma, per arrivare a fine stagione. Ecco, tu avevi fatto prima un settimo posto a Monte Carlo, a riprova che a Monte Carlo era un po' casa tua, dove ti ci trovavi comunque sempre molto bene, e poi c'è stata una cosa strana a Monza. Raccontami Monza, perché io voglio chiarire sto giallo. Dopodiché chiudiamo e mi prometti che ci facciamo una seconda puntata, perché la storia è ancora lunga. Ma raccontami Monza, perché l'Osella in quella gara, Piercarlo Ghinzani arriva a essere addirittura terzo. Che succede? Purtroppo sei stato tu che non hai visto i cartelli che dicevano che dovevi ridurre il consumo di benzina? Più piano. L'avevo visto il cartello, io l'avevo visto benissimo il cartello, addirittura Osella ha preso un imbuto e mi fece vedere l'imbuto. Addirittura? Per farmi capire che non c'era più benzina. Però, invece cosa è successo, Piercarlo? Racconta, perché con un bergamasco che arriva a Monza ed è in zona podio, racconta. Casa mia, sto lottando con Riccardo Patrese per giocarmi il terzo posto, perché lo stavo agguantando e gli ero ormai arrivato ai tubi di scarico. Tu mi dici di rallentare perché forse non c'è più benzina, cioè è una roba che non può entrare nella testa del pilota in quel momento lì, mancano due giri. Tu mi dici alzi il piede, lascia andare il podio, perché altrimenti forse non c'è più benzina. Cioè, chi alza il piede? A quel punto lì, se mi dovevi darmi delle coltellate, spararmi nel casco, forse avrei alzato il piede, ma se no il desiderio di andare a podio, il desiderio di passare quello davanti è superiore a qualsiasi logica di ragionamento, onestamente. E quindi io mollai un po' gli ultimi due giri, con grande rimpianto, vedi Riccardo che andava a prendersi il terzo posto, però non fu sufficiente, perché alla fine
rimaniamo senza benzina all'ultimo giro. E lì, guarda, purtroppo avrei mangiato una ruota con tutto il cerchione. A posteriori, con la maturità anche di... Tu sei poi stato team principal, team manager, proprietario di squadra. Come lo rivedi quel gesto? Lo avresti rifatto uguale? Guarda, oggi come oggi, chiaramente sono molto più maturo, forse un po' meno agonistico, e quindi era giustamente più interessante accontentarsi del quarto posto. Però l'agonismo interno di un pilota che tante volte non lo vedi, ma c'è ed è estremamente forte, e in quel momento lì ho sbagliato ad andare così forte e bruciare tutto la benzina che avevo nel serbatoio. Però io avevo il podio davanti, non volevo dire per colpa della benzina devo lasciar perdere un risultato così importante a casa mia. E quindi ho combattuto dentro di me per mezzo giro, per la verità. Però dopo il mezzo giro ho detto vada come vada, io voglio andare sul podio. Anche perché, ti dico la verità, a quel punto lì era già un po' di tempo che correvo in Formula 1, risultati praticamente pochi, e venivo dalle categorie inferiori dove avevo vinto dappertutto. Quindi l'occasione del risultato, come fai a lasciarla perdere in quel momento lì? In quel momento lì non ragioni, non riesci a fare il ragioniere. Dici, c'ho un risultato davanti, lo vado a prendere, costi quello che costi. Se devo rischiare di appoggiarmi a tutti i guerrieri di Monza, mi appoggio a tutti i guerrieri di Monza, pur di arrivare dove deve, capire? È l'istinto, è così, sono così tutti i piloti. Non pensare che sia così, certo, stato no, più no. Sofio, attenzione. Ti conosco. E quindi alla fine niente, alla fine è arrivato. Poi, permettimi una puntualizzazione, il Gran Premio Monte Carlo che tu hai nominato, sempre con la Osella Turbo, che sono qui, ci sei arrivato settimo, e sai perché? Perché mi ricordo che la scelta tecnica di Osella fu quella di mettere le prese d'aria del turbo davanti alle gomme posteriori, perché lì c'è più pressione d'aria e il turbo dovrebbe in teoria respirare meglio. Sì, ma è anche vero che quando piove, lì c'è più pressione, c'è più acqua. Quella gara lì che pioveva, io avevo dietro a Ayrton, con la Toleman, mi ricordo ancora benissimo, e io avevo fatto i miei conti, sapevo di poter arrivare io quarto, terzo, solo che quando ha cominciato a piovere forte, che ha cominciato la turbina a riempire acqua e riempire scambiatori di acqua, il motore ha cominciato a perdere un cilindro, perdere due, perdere tre, fin quando... Alla fine quello che è stato è stato. Quindi purtroppo o per la benzina o per l'acqua ho perso tante opportunità di fare bingo con vetture di serie B, i quali titolari, torno a ripetere, erano dei giganti, perché non ho mai avuto un aiuto concreto da parte di nessuno, si sono sempre arrampicati sui vetri tenendo in piedi delle strutture che finanziariamente non avevano nessuna chance di poter andare, eppure l'hanno fatto veramente, un po' come Cristoforo Colombo che è partito di forse troveremo qualcosa, hai capito? Trovato l'America. Quei ragazzi qua, ragazzi, quei signori qua, sia Osella che Minardi, per me non hanno raccolto quello che onestamente si meritavano in Italia, onestamente non hanno raccolto quello che si meritavano. E ripeto, io non l'ho mai corso per Minardi, quando ero in pista la sua vettura era per me un rivale, però ho sempre apprezzato moltissimo il coraggio che hanno avuto queste persone di tenere in piedi l'automobilismo italiano, non solo grazie al marchio Ferrari, ma anche ai marchi di serie B o di serie C, come hanno fatto gli inglesi. In Inghilterra quanti team inglesi hanno sopravvissuto e tirato avanti? In Italia hanno tentato anche loro di fare un po' percorso la strada inglese, purtroppo con meno fortuna. Allora Giancarlo, ti prendo la promessa che facciamo una seconda puntata, perché non possiamo lasciare la storia a metà, c'è ancora una buona parte della carriera in Formula 1 da raccontare. Ti ringrazio degli episodi che hai tirato fuori, perché è giusto anche dare valore a quello che era un modo di correre in Formula 1 all'epoca. Agli amici di motorsport.com chiedo, commentate qui sotto, fateci delle domande che gliele rigiro poi a Giancarlo nella prossima puntata, cliccate la solita campanella per ricevere le informazioni sui prossimi video di motorsport.com,
Alla prossima, Giancarlo. Ho tante verità da dire, tante verità da dire. Allora, dopo, nella seconda puntata, finiamo il racconto e mi racconti un po' di verità. E ok? Il bello e il brutto, ho tante cose da dire. Ce le racconti. Grazie, Piercarlo. Un saluto a tutti gli amici tifosi. Ciao a tutti.